penso che ormai i nomi della giunta e delle insomma, dell'avvicendamento con l'assessore Castelli, Carloni e Latini li conoscete. Castelli viene avvicendato da Goffredo Brandoni, Mirko Carloni viene avvicendato da Andrea Antonini e Giorgia Latini viene avvicendato da Chiara Biondi. Il vicepresidente è Filippo, nella figura dell'assessore della sanità e servizi sociali e sicurezza, Filippo Saltamartini. Diciamo che siamo in una fase importante della legislatura. Oggi noi abbiamo, devo dire con soddisfazione, la possibilità di collaborare con figure che fino a ieri sedevano su questi banchi e che oggi siedono invece in Parlamento. Già vi devo dire che le interlocuzioni di queste prime ore, di queste prime giornate sono molto importanti, perché chi ha avuto e ha in la consapevolezza e la conoscenza dei nostri problemi amministrativi, di sistema, di sviluppo, può ben rappresentarci in Parlamento. Dall'altra parte noi stiamo continuando con quella che con quelli che sono gli obiettivi di legislatura. Non vi posso negare che la vicenda dell'alluvione è stata un'emergenza che oggettivamente per un cospicuo numero di giorni, di settimane, ha distratto il governo della regione rispetto a quelle che erano le priorità che ci eravamo fissati, perché tutti noi siamo stati impegnati a dare le prime risposte emergenziali indispensabili e necessarie, che poi magari ne parliamo, stanno arrivando e arriveranno anche a ragion veduta, ma preferiamo agire e parlare al raggiungimento dei singoli delle singole fasi, al completamento delle singole fasi e dei singoli obiettivi e al raggiungimento anche degli scopi che ci siamo prefissi. Dall'altra parte riteniamo fondamentale nella prossima stagione autunnale invernale dare alla regione le risposte indispensabili e necessarie a livello strutturale. Voi sapete che quando noi 2 anni fa ci siamo insediati, poco più di 2 anni fa, perché oggi sostanzialmente sono 2 anni e 7 giorni, 8 giorni, 9 giorni da quando abbiamo fatto l'insediamento in consiglio regionale, c'è stata una pandemia che per 12-13 mesi ha completamente quasi compromesso l'attività normale, poi tutto quello che era però stato il lavoro svolto in quelle settimane, in quei mesi, faccio un esempio, gli stanziamenti per l'anticipazione dei fondi FSC che sono a livello infrastrutturale, parliamo di stanziamenti per un'opera di 30 milioni, ce n'ho in mente una senza citarla, che oggi sono risorse insufficienti perché tutto quello che è avvenuto in termini di costi di materie prime vanno rivisitati e rivisti, però sono lavori tantissimi per i quali già sono stati bandite le progettazioni e che sono in uno stato avanzato. Dicevo, quindi è tutto un lavoro che è stato fatto anche durante la pandemia. Oggi una parte di quel lavoro deve essere rivisitato a causa, soprattutto a livello di infrastrutture, a causa dei costi dell'aumento delle energie. Tante altre situazioni sono state realizzate e raggiunte. Penso all'ATIM che procede a gonfie vele, penso alla SVEM, penso al salvataggio di Interporto, penso alla riforma sanitaria, penso all'ospedale di Pesaro, all'ospedale di Macerata, stiamo procedendo all'individuazione definitiva dell'area anche per l'ospedale di San Benedetto, penso, ma sto citandone veramente alcune, penso alla riforma dell'Assam che vedrà la nascita del CDA a brevissimo, e così via tante altre sfide che abbiamo cercato di mettere in campo, nonostante poi anche nel mese di settembre un'altra tragedia incredibile purtroppo si è abbattuta sul nostro territorio regionale, con le conseguenze che tutti noi conosciamo benissimo. Dicevo, nonostante tutto questo, noi contiamo in questa fase autunnale-invernale di riuscire ad approvare altre 3 leggi fondamentali per lo sviluppo e il futuro della nostra regione: il piano infrastrutture,
il piano socio-sanitario e la legge urbanistica, che è la legge del governo del territorio più importante che manca da tantissimo anno. Saranno procedure e leggi accompagnate da una fase di confronto e di concertazione molto serrata, ma anche molto approfondita, perché sappiamo che queste tre leggi rappresentano gli asset di sviluppo più importanti della nostra regione. Nel frattempo, poi cercheremo di mettere mano anche con la programmazione europea, che speriamo finalmente sia in procinto di partire, a una semplificazione delle procedure di accesso ai bandi. Cercheremo di rimettere mano ad altre strategie sul credito, cercheremo di mettere mano ad altre strategie di semplificazione in linea generale della burocrazia nella nostra regione. Cercheremo, come voi sapete, di dare risposte anche al rilancio e allo sviluppo economico della nostra regione, già peraltro iniziate con riscontri positivi, perché nonostante tutto quello che sta accadendo a livello globale con la crisi energetica e la speculazione dovuta anche alla guerra che viviamo tra Russia e Ucraina, noi abbiamo avuto e abbiamo dei dati sostanzialmente in linea, se non positivi, proprio a livello sia di produzione ma anche della stagione turistica, che fanno determinare ancora una vivacità. È chiaro che l'ambito in cui agiamo è un ambito di profonda emergenza. Quindi dicevo, mi ritengo assolutamente soddisfatto e in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissi. Oggi è un'occasione, quella dell'avvicendamento in giunta, per fare anche il punto della situazione rispetto a questi 2 anni di governo. Vi devo dire che nei primi incontri che abbiamo fatto sono molto soddisfatto, perché gli assessori entrati sono già in profonda sintonia col lavoro svolto e anzi devo dire che insomma hanno denotato una profonda conoscenza dei dossier, quindi significa che nel frattempo che magari si accingevano a prepararsi ad entrare nel loro ruolo avevano già determinato una conoscenza, vuoi amministrativa e in consiglio in questi 2 anni, ma vuoi anche del lavoro fatto in giunta. Oltretutto sono persone che hanno un'esperienza di assoluto rispetto e rilievo. Conoscete tutti la storia di Goffredo Brandoni, che credo sia la storia di un amministratore che ha lasciato un segno importante anche in termini, lo dico per chi conosce la storia di Falconara, deve sapere che la più grande opera pubblica che Goffredo Brandoni ha fatto da sindaco è stato proprio quello del mettere mano a una città che aveva un bilancio molto complesso e complicato, molto complesso e complicato. E spero che la sua esperienza qua, proprio su questa materia, possa portare un valore aggiunto. Conoscete la storia di Andrea Antonini, ha avuto un'esperienza importante in comune, ha avuto un'esperienza altrettanto importante in provincia, quando le province erano le province, quindi un territorio di governo, un'area vasta assolutamente centrale nello sviluppo del territorio, e oggi dopo 2 anni in consiglio regionale siede in giunta a pieno titolo, cioè è una figura che viene da una profonda e lunghissima esperienza di natura amministrativa, e che è anche il risultato con cui è stato eletto, conferma la sua capacità, la sua conoscenza. Altrettanto importante è il lavoro di Chiara, perché Chiara ha dimostrato già in questi 2 anni, in una concertazione con l'assessore che è uscente, Giorgia Latini, un lavoro importante sia sul progetto di Marche Storie, sia sul progetto dei teatri e della valorizzazione dei teatri come patrimonio UNESCO. È stata determinante e centrale in tante altre partite e ha dimostrato una profonda capacità sia amministrativa ma anche di intuizione politica, di sapere interpretare e valorizzare un patrimonio che noi abbiamo. Quindi io veramente la ringrazio. Vi devo dire che nella prima giunta che abbiamo fatto mi ha stupito per come ha presentato le delibere in maniera assolutamente approfondita e assolutamente consapevole non solo insomma della materia che illustrava, ma anche della materia in senso complessivo. Quindi veramente complimenti, perché significa
che c'è stato un lavoro svolto prima. Io non vado oltre, chiaramente gli obiettivi che abbiamo davanti sono importanti, ma sono ottimista che da qui a fine anno, da qui ai primi mesi del prossimo anno, dell'anno entrante, se non ci saranno altri imprevisti, facendo tutti i dovuti scongiuri, vedrete che riusciremo a portare in porto le riforme per cui c'eravamo candidati, ma anche altri importanti risultati per il territorio. Ora, insomma, se i nuovi assessori, il vicepresidente, i nuovi assessori vogliono insieme agli altri aggiungere o presentarsi, credo che sia opportuno, iniziando dal vicepresidente. Io, Presidente, ti ringrazio e naturalmente questa fiducia che mi viene riposta, naturalmente spero di poterla onorare con la determinazione e la capacità necessaria a governare questa regione. Questa è una conferenza stampa, quindi se poi ci saranno delle domande sarò qui a rispondere. Grazie. Di nuovo. Buongiorno a tutti, innanzitutto rinnovo i ringraziamenti al Presidente Accoroli per avermi nominato in questa giunta, ringrazio anche il lavoro fatto dall'amica Giorgio Latini che mi ha preceduto, ringrazio tutti i colleghi del Consiglio regionale che mi hanno sempre supportato e mi hanno aiutata e ovviamente non posso non ringraziare il mio segretario federale Matteo Salvini e il commissario Riccardo Augusto Macchietti perché mi hanno dato veramente una grande opportunità. Io ho iniziato già a fare i primi incontri istituzionali, a mettere mano ai dossier, come giustamente ha detto il Presidente, anche se in questi due anni, siccome facevo parte della commissione, della prima commissione, quindi ci siamo sempre occupati di cultura, di istruzione, di programmazione e di bilancio soprattutto, che sono degli argomenti molto importanti. Ho iniziato un confronto anche con i dirigenti e ho approfondito già quelli che sono i temi un attimino un pochino più urgenti da portare avanti. Ovviamente il mio lavoro sarà sicuramente un lavoro in continuità con chi mi ha preceduto perché erano tanti ed importanti i temi che la collega aveva portato avanti per il rilancio sicuramente della nostra regione e non mancherà da parte mia un confronto sempre assiduo con il Consiglio perché appunto venendo da quell'organismo so quanto è importante e so il lavoro che viene fatto e non mancherà sicuramente per me un confronto con il territorio perché l'ho sempre fatto in questi anni e lo continuerò a fare perché secondo me è imprescindibile per una buona azione di governo avere sempre un contatto diretto con il territorio che sono poi i diretti destinatari delle nostre azioni politiche ed amministrative. Poi se volete entro nel merito magari delle deleghe, ma poi non so magari se volete fare delle domande. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Per prima cosa ringrazio il Presidente Acquaroli per la fiducia accordatami. Tutte le deleghe sono pesanti, ma ritengo che tenere i cordoni della borsa sia ancora più impegnativo. Prima il Presidente ha fatto un riferimento, mi sembra di rivivere i primi mesi del 2008, quando andai a sedere nella sedia, perché non era una poltrona, era una sedia che scottava molto. Ho ereditato un comune con 90 milioni di debiti e che davano sicuri al dissesto finanziario. Siamo riusciti, perché io non parlo mai al singolare, siamo riusciti a portare un comune in regola dal punto di vista della situazione finanziaria e di bilancio. Potete immaginare che appena il Presidente mi ha dato questo incarico mi sono trovato nell'appuntamento di bilancio più importante dell'anno, al cospetto della Corte dei Conti regionali, che tra le altre cose era presente anche il Presidente della Corte dei Conti nazionali. Abbiamo chiaramente nella relazione, l'hanno approvata, e quindi la relazione che controllava, lo dico per non addetti ai lavori, uso questo termine, il rendiconto dell'anno 2021, qualche parola del bilancio 2021. È stato un parere molto molto favorevole, quindi
mi troverò a gestire un bilancio di 5 miliardi, di quasi 5 miliardi. Ai più può sembrare una cifra spaventosa, ma questo non è purtroppo, perché i bisogni dei cittadini sono aumentati e poi non dobbiamo mai dimenticare quello che nella nostra regione è successo nel 2016 con un terremoto devastante che ha interessato le province del sud della nostra regione. I due anni di pandemia con il presidente e la vecchia giunta e il consigliere Castelli, scusate, mio predecessore che ringrazio, col quale ho avuto le consegne, ci sono stati due anni di pandemia terribili, poi una crisi energetica che stiamo vivendo con tutte le ripercussioni chiaramente per imprese e famiglie e poi, come ricordava poco fa il presidente, un'alluvione devastante proprio nella provincia di Ancona. Tutto questo in un contesto di finanza pubblica che si è aggravata negli ultimi anni, perché chiaramente i trasferimenti dallo Stato sono diminuiti sia ai comuni che alle regioni. Non ultimo per importanza, ma molto importante, sapete che dovremo gestire risorse importanti del PNRR. Ecco, quindi questo implica questa programmazione europea, andrà monitorizzata a tutti i livelli dai bandi che dovremo fare, quindi ci saranno delle commissioni già nominate per seguire l'iter per portare a casa questi fondi che ritengo indispensabili per sopperire alla mancanza dei trasferimenti. Dovremo attingere a questi fondi della programmazione comunitaria proprio per soddisfare i tanti bisogni che i cittadini marchigiani hanno bisogno. E grazie. Andrea. No. Allora, buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio ovviamente in primis il Presidente, i responsabili politici del mio partito, però vorrei anche ringraziare il mio gruppo, consiglieri regionali e anche consiglieri di maggioranza per il lavoro svolto insieme in questi due anni. Il lavoro del consigliere ovviamente non ha la stessa visibilità del lavoro degli assessori, però è un lavoro importante sul territorio che va sicuramente valorizzato e anche io nelle mie funzioni cercherò di responsabilizzarli sempre maggiormente. Io mi posso definire quasi un usato garantito, nel senso che, come diceva Acquaroli, sono diversi anni che svolgo attività amministrativa, credo di non aver mai, voglio dire, fatto parlare di me in modo, diciamo, negativo, quindi mi auguro che penso che chiunque abbia collaborato e si sia seduto con me in una giunta abbia apprezzato comunque almeno la correttezza e la condivisione, per me fondamentale, cioè il concetto che il Presidente Acquaroli ci dice spesso di veramente lavorare come una squadra. Io credo che sia il principio fondamentale per qualsiasi team su qualunque campo, da quello sportivo a quello politico amministrativo, quindi io ce l'ho fortemente come principio proprio consolidato e quindi per me sarà, credo, facile seguire l'invito del Presidente Acquaroli. Quindi tanta esperienza sia al Comune di Ascoli, nella provincia di Ascoli, come consigliere, ho fatto veramente tutta la filiera, sono stato consigliere circoscrizione, comunale, Presidente del Consiglio Comunale, Assessore, Vice Sindaco, consigliere provinciale, assessore provinciale, sempre votato e sempre eletto, non lo voglio dire nel senso di piccola soddisfazione, e poi anche consigliere regionale, presidente di una commissione, anche questo è stato un importante banco di prova come esperienza. Ringrazio gli assessori con i quali ho avuto modo di confrontarmi maggiormente, Baldelli, Aguzzi, Carloni. Io ovviamente il mio assessorato nasce sulla continuità rispetto al lavoro del mio predecessore, che conoscete tutti bene, persona di esperienza e di grandi iniziative.
e ovviamente ognuno metterà giustamente il proprio carattere, la propria esperienza, quindi cercherò di mettere anche del mio, ovviamente, quindi penso che sia giusto e naturale, però raccolgo un lavoro importante che è stato fatto in questi due anni. Chiudo dicendo solamente che è presente, è chiaro in me, ma in tutta la Giunta, le difficoltà del momento che purtroppo riguardano fattori sostanzialmente esterni, calamità di ogni genere, perché per entrare nelle mie 24 deleghe, sono poche, e tutto l'aspetto, ad esempio, produttivo, dalle imprese, siano esse agricole che le altre imprese, vivono un momento ovviamente di grande sofferenza, i motivi li conoscete tutti, aumento di prezzi dal carburante, le materie prime, le difficoltà di accesso al credito, ci sono dei problemi oggettivi che però cercheremo di affrontare già con, voglio dire, già io mi sono ovviamente mosso in questa settimana, cercheremo di affrontare con il piglio di risolverli al più presto, almeno di dare un forte contributo. Ora torniamo agli assessori in carica, Francesco, Stefano, chi prima vuole. Vai, Stefano. Vai. Va bene, molto tranquillamente, non credo di dover essere io in particolar modo a dire cose inedite oggi, se non il piacere di aver lavorato con alcuni assessori oggi parlamentari e senatori che ovviamente saranno particolarmente utili a questo territorio, alla nostra regione, anche alla nostra amministrazione, per i contatti col governo nazionale, per definire meglio questa filiera amministrativa, ed in egual misura sono molto contento di avere oggi come colleghi in giunta persone che in parte conoscevo già da molti anni, come Goffredo quando era sindaco a Falconara e io sindaco a Fano, abbiamo collaborato più volte, ma anche con Antonini, c'erano stati momenti quando eri assessore ad Ascoli di coinvolgimento su alcune attività culturali, lo stesso col comune di Fano quando ero sindaco a Fano. Chiara, no, noi non ci conoscevamo prima di questa esperienza, ma anche noi in qualche occasione abbiamo collaborato, anche proprio ultimamente, tu come consigliere e io come assessore, su alcune questioni che ci accomunavano per le deleghe. Quindi io non voglio dire altro se non che questo passaggio, che in alcuni momenti poteva dare l'impressione di essere un po' anche un intoppo, no? Quasi a metà legislatura, un cambio di persona all'interno della Giunta, io credo che invece con questi diciamo così, innesti di persone d'esperienza più che motivate, che hanno tutte le capacità di fare bene e la volontà soprattutto di fare bene e di dimostrarlo, io credo che non solo non ci saranno difficoltà per la Giunta, questo il Presidente deve dire ancora meglio di me, ma secondo me non solo non ci saranno problemi per la Giunta, ma io credo che invece ci sia un nuovo stimolo, perché comunque sia un minimo di attesa per quel che riguarda le elezioni c'era, non nei mesi scorsi. Ecco, questa fase è stata superata brillantemente, perché poi le persone di questa Giunta oggi siedono in Parlamento, e questo è fondamentale, e le persone che le sostituiscono sono persone altrettante valide e altrettanto motivate. Quindi io sono molto fiducioso che i nostri obiettivi non solo non subiranno, diciamo così, rallentamenti, anzi avranno stimoli nuovi. Questo lo stiamo già dimostrando, lo stanno già dimostrando i nuovi assessori, come diceva prima il Presidente, anche proprio nelle prime fasi per le quali siamo già in collaborazione su alcune questioni. Quindi io sono molto soddisfatto, molto contento di come si riprende un cammino a pieno, diciamo così, con i nostri nuovi colleghi, ma i nostri nuovi colleghi che conosciamo e conoscevamo già bene da tempo, e l'apprezzamento, sono convinto, reciproco l'un l'altro, è indubbiamente molto 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 positivo. Francesco. Io semplicemente dico che è la continuazione di un lavoro, perché d'altronde questa giunta regionale è una giunta di sindaci, dal nostro presidente a Stefano Guzzi, a Goffredo, vice sindaco Andrea Antonini, Filippo Saltamartini, ci conoscevamo tutti perché siamo stati sindaci nello stesso periodo e abbiamo affrontato le stesse, a volte, battaglie in difesa dei nostri territori.
A questi sindaci, o vice sindaco nel caso di Andrea Antonini, si aggiunge Chiara, con la quale in questi 2 anni di amministrazione regionale abbiamo lavorato molto bene sul rilancio di tutta la fascia subappenninica del nostro territorio, perché crediamo che il rilancio del nostro territorio avvenga da nord a sud della regione, da est a ovest, quindi dalla costa fino alle nostre montagne in maniera omogenea. Questo ce lo sta permettendo il presidente Acquaroli e crediamo che la precondizione di sviluppo dei nostri territori dalla costa all'entroterra siano le infrastrutture. Su questo ci siamo sempre confrontati e quindi non è altro che la prosecuzione di un lavoro. Con Goffredo il primo incontro, pur se non sedeva tra i banchi di maggioranza nel Consiglio regionale, è stato un confronto sull'aeroporto, sul quale noi riteniamo di dover continuare ad investire per mio conto su tutte le infrastrutture di accesso all'aeroporto e le interconnessioni con le altre nostre infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché quella portuale, strategica per il rilancio della nostra regione. Infine, con Andrea Antonini non c'è altro da aggiungere rispetto a quello che lui stesso ci ha comunicato, perché abbiamo lavorato intensamente nella realizzazione del piano delle opere pubbliche, essendo lui presidente della terza commissione. Quindi non si inizia nulla da capo, ma non è altro che la prosecuzione di un lavoro tra persone molto affiatate di loro, che si conoscevano da molto tempo, per cui partiamo già con tutte le marce ingranate in un motore molto fluido nel raggiungimento degli obiettivi che il Presidente ci ha prefissato. Allora, se voi avete delle domande, altrimenti... Una d'obbligo di Stato, visto il percorso per cui siamo arrivati alla Giunta, se ci sono dei contraccolpi, ma non anche per caso Cizzoli, se si lavorerà per trovare un ruolo, magari anche... Allora, sul caso Ciccioli, cioè, per noi non c'è alcun caso, è una questione che una giunta che si insedia non deve parlare e sentirsi parlare intorno per settimane, per mesi di una vicenda che, voglio dire, è stata una dichiarazione in Consiglio regionale. Quindi abbiamo ritenuto, Ciccioli avrebbe meritato tranquillamente per il suo percorso politico di sedere su questi banchi, ma ho ritenuto opportuno non prestare il fianco davanti a una situazione che sarebbe stata strumentalizzata in inverosimile su un tema come quello dell'alluvione, le vittime e tutti i danni che ci sono verificati. L'ho già detto, lo riconfermo in questa sede. E certamente la figura del consigliere Ciccioli, che ha un'esperienza, mi permetto di dire, quasi ultra trentennale, è una figura indispensabile per il buon governo della regione, per i collegamenti con il governo nazionale, con tutte le esperienze che lui può portare anche su settori specifici a livello professionale, e potrà essere valorizzato perché credo che è una figura che lo meriti. No, in questo momento abbiamo fatto la giunta, stiamo concentrati sui dossier, ma diciamo che in questa fase il centrodestra può ritenersi in una fase dove oggettivamente ha degli spazi per poter interagire e operare su diversi fronti. Io volevo chiedere a livello di dossier se c'è anche la ZES, che è stata richiesta da poco anche da Confindustria, quindi su delle Marche se l'attende, quindi se questa attualizzazione verrà finalmente fatta a compimento. E l'altra cosa che è molto attesa è la terza corsia. So che il 30 novembre però dovrebbe esserci, diciamo, l'autostrada che dovrebbe esprimersi e consultare, va bene, ma poi i territori parlano molto, quindi forse è anche ora di decidere. Guardi, con molta, anche qui ho molta chiarezza, noi abbiamo fatto la scorsa settimana un incontro in società autostrade dove abbiamo incontrato tutti i vertici, e 2 settimane fa abbiamo fatto un incontro con i vertici ANAS. Mercoledì prossimo saremo a Roma per incontrare i vertici delle ferrovie. Il tema e i temi sono quelli dell'interconnessione nella nostra regione, e il tema e i temi saranno quelli dell'interconnessione del corridoio adriatico. La terza corsia, come lei sa benissimo, era fortemente osteggiata dal territorio fermano. Abbiamo superato il tema del veto che era posto su questa opera da parte di alcuni territori dopo 15-20 anni
di assoluto ostracismo. Oggi stiamo lavorando sulle soluzioni possibili con la società Australe. Quindi la concertazione è stata indispensabile, perché nessuno mette in campo risorse per progettare un'opera contro i territori. Nessuno. Anche perché, parliamoci chiaramente, abbiamo visto e vediamo opere fermate al TAR per mille motivazioni. Quindi nessuno va a spendere milioni di euro per progettare un'opera che poi si ferma. Nessuno fa stanziamenti per milioni di euro tenendo fermi milioni di euro se non c'è l'adesione almeno istituzionale intorno a questa opera. E quindi il lavoro che abbiamo svolto in tutti questi mesi, e mi permetto di dire durante il periodo della scorsa estate in maniera particolare, per superare queste resistenze residue, è stato fondamentale. Oggi abbiamo un sì alla realizzazione della terza corsia in sede. Società Autostrade ci ha chiesto di valutare se, come e quando sarà possibile realizzarla in sede. Su questo dobbiamo, perché voi sapete che ci sono un numero di gallerie enormi, su questo ci siamo ridati appuntamento alla fine del mese di novembre su richiesta nostra, proprio per quello che diceva lei, perché abbiamo detto che noi vogliamo in maniera chiara sapere prima possibile quelle che sono le alternative in campo, così da poter, dopo aver fatto i sopralluoghi, che credo che l'assessore Baldelli stia stabilendo con Società Autostrade i giorni, le date e l'ora in cui dovrà avvenire tutto questo lavoro, con questi sopralluoghi, perché chiediamo alla Società Autostrade appunto di procedere il più velocemente possibile, anche chiaramente d'accordo col governo. Dobbiamo chiarire, a dire il vero, che questo è un tema molto complesso e complicato, che fa parte di quel pacchetto che noi stiamo portando avanti con Abruzzo, Molise e Puglia, e vi dico che con Abruzzo, Molise e Puglia il tavolo si riunirà durante l'autunno, al massimo durante l'inverno, in base agli appuntamenti che dobbiamo ancora stabilire e anche alle informazioni che dobbiamo avere, per la prima volta nella nostra regione. Chiaramente alla presenza dei presidenti. La ZES era un iniziativa del governo uscente, credo che sarà anche un'iniziativa del governo entrante, e quindi la interlocuzione andrà avanti. Era iniziato uno studio per capire come arrivare alla definizione delle aree, ora andiamo avanti con lo studio e poi chiederemo ai ministri di poter usufruire di questa misura. Ma velocemente sapete già scelto il successore di Roberto Brandoni all'aeroporto? No, non è stato definito. L'altra cosa, ha parlato di un piano infrastrutture da approvare tra l'autunno e l'inverno. Sì, perché noi siamo davanti, cioè sono stati due anni complessi, no? Però in due anni noi abbiamo oltre 100 milioni che andranno sul... E il tema del piano infrastrutture è inserire tutta la Pedemontana, che può sembrare una cosa banale, ma tra Fabriano e Materica già è un'opera che c'è. Tra Fabriano e Muccia sarà fruibile entro pochi mesi, e cambiando e diciamo sovvertendo la vita e la quotidianità in senso positivo di quei territori, anche sulla sanità, perché noi andiamo a collegare due ospedali come quello di Camerino e quello di Fabriano, che oggi sono raggiungibili in non meno di tre quarti d'ora, ma nelle ore di punta arrivare da Muccia a Fabriano ci si può impiegare anche di più, in pochissimi minuti. Io ieri mattina ero a Materica per celebrare il 60° della morte di Mattei, abbiamo preso la superstrada e in pochissimi minuti siamo arrivati da Materica, dalla zona industriale di Materica a Fabriano. Immaginate quello che significa collegare quel territorio. Quel territorio oggi prevede un proseguimento di quella infrastruttura finanziata con la Montimare nel territorio fermano per oltre 120 milioni di euro, e è notizia di queste ore che si sta procedendo alla gara per la progettazione esecutiva e per l'appalto dei lavori,
per la progettazione esecutiva e l'appalto dei lavori significa che, essendo fondi PNRR, i lavori devono essere consegnati e rendicontati entro il 2026, e altrettanto stiamo lavorando alla progettazione del tratto Fabriano-Sassoferrato, che è un'incompiuta che abbiamo ricevuto. Nel frattempo vi diciamo che, seppure non si può procedere perché c'è stato uno stop all'apertura della galleria della Guinza, che è un'altra incompiuta da 30 anni, però c'è un'accelerazione in termini di realizzazione della seconda canna della galleria, perché la galleria non è che non sarà aperta, quella esistente, non è stata aperta, non sarà aperta, poi potrà dirlo meglio di me l'assessore Baldelli, perché in sostanza si ritiene che si può aprire solo in presenza della seconda canna. Quindi c'è un'accelerazione sulla progettazione della seconda canna, e anche qui abbiamo sbloccato un'opera che per anni era rimasta non ferma nei cantieri, ma ferma proprio nell'idea della strada. La Guinza significa Fano Grosseto. La Guinza significa Fano Grosseto, che tra l'altro è in netto ritardo nelle Marche, perché ad esempio in Toscana invece negli anni ha fatto dei notevoli passi avanti. Non cito altre opere secondarie, ma che sono in fortissima accelerazione. Penso alle opere della Mare Monti lato Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio, perché lido di fermo. Penso, quindi, opera tra l'altro fondamentale per Campiglione, per l'ospedale di Campiglione. Attenzione, un'altra cosa che io tendo a dire e a ricordare è che oggi, arrivando qua, ho visto Irca, ma Irca è un'opera che oggi sta prendendo piena conformazione, ma questa giunta sopra quel cantiere ci ha rimesso di sua competenza moltissimi milioni di euro, come moltissimi milioni di euro, quasi a raddoppiare il costo stanziato inizialmente, sarà anche per l'ospedale di Campiglione di Fermo. Cioè, rispetto ai primi stanziamenti, l'opera quasi alla fine, che noi andremo a definire, sarà un'opera che raddoppia quasi i costi. E i due ospedali di Macerata e di Pesaro stanno nella fase di pre-progettazione, cioè praticamente siamo correndo. E lo dico perché può sembrare banale, ma quando noi ci siamo insediati c'era un project, c'era un'idea di project e non c'era nient'altro. Oggi ci sono idee tracciate in maniera definitiva e, mi permetto di dire, irreversibile, perché ormai questi processi fra poche settimane saranno irreversibili. E non ho citato altre infrastrutture secondarie, ma secondarie per modo di dire, perché sono piccoli interventi che però pesano ognuno 25, 30, 40 milioni, che tenderanno a cambiare le dinamiche e la vita di tante comunità. Non cito neanche il lavoro svolto sulla sanità, sulle strutture sanitarie, perché volevamo fare una conferenza stampa importante la settimana prossima, ma che nella loro sommatoria globale andranno a pesare, perché ci sono delle novità importanti, quasi quanto un ospedale. E un ospedale oggi costa 150-200 milioni di euro. Quindi sono tutte opere. Quindi questo per dire che gli uffici stanno anche lavorando su tantissime fasi e tantissimi dossier, quindi non è neanche semplice portarli tutti avanti, invece noi li stiamo portando avanti, perché riteniamo che poi tanto la risposta migliore è quella di arrivare non alle idee, ma ai fatti concreti che vengono calati e danno le risposte che noi attendiamo da anni. Non ultimo, guardate, lo dico sullo stesso alluvione, oggi leggevo un po', coglievo un po' le notizie. Io sfido chiunque a valutare gli stanziamenti fatti non dopo l'alluvione, nei due anni del nostro insediamento, parlo di stanziamenti con finanze regionali. Sfido chiunque a dire negli ultimi 20 anni che aveva messo in due anni 6 milioni e 400 mila euro di fondi regionali. Fondi che al giorno dopo dell'alluvione si sono trasformati in oltre 20 milioni di euro aggiuntivi, tra
risorse messe per le imprese, risorse messe per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, risorse tolte non dal bilancio regionale, non PNRR, fondi europei o altri fondi ministeriali. E dico questo perché non è la prima volta nel 2022 dove ci sono stati gli alluvioni. Il 2022 non è stato il primo alluvione nella nostra regione. Ce n'è stato uno nel 2014, uno nel 2011, uno nel 2006. Se il nuovo governo confida che abbia avuto una discussione favorevole sull'arretramento della ferrovia adriatica, insomma, è lo stesso quello di questa giunta, e sull'alluvione, il sindaco di Cantiano l'ha chiesto a scritte parlamentari chiedendo l'istituzione di zone franche nei comuni, quello di Apra Cantiano, insomma, i comuni colpiti dall'alluvione da un punto di vista fiscale, e l'inserimento nel PNR del sisma complementare, quello complementare. Ma guardi, io non lo so, questo lo dice sicuramente il Parlamento. Io ritengo che l'alluvione debba avere una risposta forte, chiara e seria, sia nel messa in sicurezza delle aree che purtroppo sono oggetto sistematico di emergenze, quindi mi riferisco in particolare, in maniera particolare a Misa e Nevola, dove io devo registrare che oltre chiaramente alla distruzione e alla drammaticità dovuta anche alle vite perse, c'è una paura costante, perché gli imprenditori, le famiglie vivono in un'allerta costante. Oggi purtroppo ci raccontano che hanno paura, puntano tanti, se non ci sono degli interventi chiari di mitigazione del rischio, allo spostamento, alla delocalizzazione delle aree, poi l'hanno detto pure sulle televisioni, quindi sia delle case che delle attività produttive, perché non possono vivere con la paura costante che la loro impresa, la loro famiglia possa essere in pericolo. Quindi su questo noi chiediamo una risposta che noi non siamo in grado di dare, sia perché le risorse che sono richieste sono risorse di cui la Regione non dispone complessivamente e immediatamente, sia perché per farlo in maniera rapida c'è bisogno di norme che possano velocizzare le azioni da mettere in campo. Aggiungo anche che un approccio diverso andrebbe garantito dalle normative nazionali rispetto proprio alla pulizia dei fiumi e degli alvei, che non devono essere trattati come un museo, ma possono essere trattati come fiumi che hanno bisogno, come tutte le cose, di manutenzione ordinaria e straordinaria in maniera più semplificata. Sulla questione di Cantiano, il PNRR sisma, io ritengo che una realtà come Cantiano, che ha subito danni strutturali ingentissimi, come tutte le altre realtà che hanno subito danni ingentissimi, adesso non so se col PNRR sisma o con altri strumenti, meritano di avere una risposta adeguata. Ci tengo a sottolineare che il vecchio governo, quello uscente, aveva dato tutta una disponibilità di interlocuzione che è stata colta. Il nuovo governo si è insediato due giorni fa e penso che le parole citate dal Presidente del Consiglio siano state abbastanza chiare, e lo ha detto in un contesto dove non era un insomma, era credo il contesto e il consesso più alto a cui si potesse aspirare, e ha avuto anche un atteggiamento il Presidente molto chiaro e inequivocabile. Quindi noi ci aspettiamo nei migliori tempi possibili. Voi sapete che il governo ha chiamato, non solo hanno giurato i ministri, ha giurato il governo, c'è stata la fiducia alla Camera, c'è stata la fiducia al Senato, ma oggi bisogna procedere alle nomine dei sottosegretari, scusate, alle nomine dei viceministri per assegnare tutte le altre deleghe. Bisogna che ognuno di essi poi agisca nell'insediamento del Ministero, che non è una cosa immediata, perché comunque si arriva e bisogna avere la squadra, lo staff che deve essere messo in campo, e però comunque nell'interlocuzione che ci sono state in via informale in questi giorni la disponibilità è stata chiara. Non mi aspetto un trattamento di favore, mi aspetto un trattamento istituzionale come è dovuto, perché i rappresentanti delle istituzioni devono rappresentare tutti, non una parte. L'Adriatica, dicevo, sull'Adriatica vedremo quello che sarà l'orientamento del governo. Noi terremo fermo il nostro atteggiamento. Riteniamo che se una linea deve essere realizzata, perché deve essere la linea che determinerà lo sviluppo delle merci da qui ai prossimi due secoli, non si può pensare alla realizzazione di questa linea con i bypass rispetto a una linea costruita nell'Ottocento. Delle due l'una: o i merci non passano e allora i bypass sono un alleggerimento per alcune situazioni più critiche, o se la linea merci è una linea che dovrà essere realmente realizzata nell'Adriatica, c'è bisogno
di una nuova linea che sia in grado di supportarla a stralci, realizzata compatibilmente con le risorse, però credo che utilizzare 15, 20, 30 miliardi per fare una linea che nasce vecchia e superata non abbia alcun senso. In maniera particolare, ma su questo concordano anche tanti all'interno di Ferrovia, mi permetto di dirlo, in maniera particolare su territori come il nostro, perché poi non tutti i territori hanno lo stesso tipo di problema, non tutti i territori hanno la stessa conformazione, sia dal punto di vista dell'antropizzazione, sia dal punto di vista morfologico, sia dal punto di vista proprio della prospettiva futura. Noi abbiamo una regione che è praticamente unica in Italia. Cioè non c'è un'altra regione che ha lo stesso tipo di problematica delle infrastrutture schiacciate tutte sull'Adriatica e realizzate tutte in un'epoca dove per realizzarle si è scelto di passare in un posto dove si poteva realizzare l'infrastruttura a bassissimo costo. Però è chiaro che quel tipo di infrastruttura oggi ha un impatto notevole. Quindi cambia il governo, ma l'approccio rimane lo stesso. Ci sono altre domande? Allora, se non ci sono altre domande, se dovete fare interviste...